Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Doki Doki Literature Club Plus. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Che bello il nostro nuovo sfondo, questa immagine mi piace un sacco, ma la prossima che metteremo mi piace ancora di più. Tra l'altro, stavo guardando le storie secondarie e ci si è già sbloccata questa qui. Parte 1 di fiducia. Ora, siccome sono contenuti extra, io non so se vanno fatti contemporaneamente oppure no, o possiamo farli più avanti. Cioè, non sono legati agli eventi principali. E fino a qua, ok, ci siamo. Ma se poi risettiamo il gioco, queste storie ci rimangono, dobbiamo rifare tutto? Non lo so, spero di no. Comunque le faremo. Ah, sempre tranquillizzante sta canzoncina, per ora. Quindi dobbiamo fare un'altra poesia per la nostra carissima Sayori. Ricordi, amicizie, arcobaleno, caloroso, amore, nuvolone, sontuoso, infanzia, violino, cicatrici, pigrizia, favoloso, recitare, famiglia, sconfitta, allegria, graffio, triste, sfortunata ed infine felice. Oh, altra poesia per Sayori. Un altro giorno trascorre ed è già ora della riunione del club. Negli ultimi 2 giorni ho cominciato a sentirmi un po' più a mio agio. Entrando nel club, vengo accolto dalla solita scena. Ciao, Zico! Ehi là, Sayori! Vedo che oggi sei di buon umore. È solo che non sono ancora abituata a vederti nel club, nient'altro. Ok, a me sembra poca cosa per mettersi di buon umore, ma sei un amante delle cose semplici. A proposito, ho un po' di fame. Vieni con me a comprare una merendina. A comprare una merendina? No, grazie. Non è da te. Ho i miei motivi. Vogliamo dare un'occhiata al tuo borsellino, Sayori? Perché così, all'improvviso? Nessun motivo, tranquilla. Forza, aprilo. Ah... Sayori prende il suo borsellino nervosa, lo apre trafficando un po' con la cordicella, poi lo rovescia e lascia cadere sul banco il contenuto. Ne escono solo 2 monetine. Lo sapevo, ti leggo come un libro aperto, Sayori. Non è giusto, come facevi a saperlo? È molto semplice, se avessi avuto abbastanza soldi avresti comprato qualcosa prima di venire qui al club. Quindi o non hai fame e volevi solo una scusa per fare 2 passi, oppure volevi fingere di esserti scordato i soldi per scroccarli a me. Ma c'è anche un'altra cosa, che tu hai sempre fame, quindi resta solo una possibilità. Ah, mi arrendo, dai, non farmi sentire in colpa. Se ti ci senti vuol dire che te lo meriti. All'improvviso Yuri fa una risatina. Eh? Non mi ero accorto che ci stessi ascoltando. Certo, aveva il naso ficcato nel libro, come al solito. Ah, giuro che non stavo ascoltando. Era per una cosa che ho letto sul mio libro. Yuri, di a Geco di prestarmi un po' di soldi. Non coinvolgere me, Sayori. E poi, dovresti acquistare solo ciò che puoi permetterti. Sinceramente, dopo un simile tiro mancino, la tua sofferenza mi sembra il giusto contrappasso. Oh. Ah, cosa ho... Non volevo... Mi sono lasciata coinvolgere troppo dal mio libro. Mi piace molto quando dici quello che pensi, Yuri. Non succede spesso, ma è un tuo lato divertente. Non credo che tu possa pensarlo davvero. Comunque, hai ragione. Ho sbagliato e ora devo accettare il contrabbasso. Contrappasso. Sì, quello. Comunque, è buffo che tu lo dica, Sayori. Immagino che tutti abbiamo una diavoletta dentro di noi, vero? Non lasciarti ingannare, Sayori sa esattamente quello che fa. In fondo, vi ha detto che mi avrebbe portato al club prima di dirlo a me, il diretto interessato. Ma non saresti mai venuto se non fosse stato per i cupcake. Quindi ho dovuto spingere Natsuki a prepararli. E dai, Sayori, non sminuirmi così. Così, dal nulla qualcosa colpisce Sayori al viso e per poi cadere sul banco. Ah! Yeah! Aia! Cos'è stato, eh? Un biscotto! Effettivamente è un gigantesco biscotto confezionato. Sayori si guarda intorno. È forse un miracolo. È successo perché ho pagato il mio contraccolpo. Contrappasso. In realtà ha quasi funzionato. Stavo per dartelo, ma poi ti ho sentito parlare dei cupcake. Devo dire che ne è valsa la pena per vedere la tua reazione. Natsuki, è molto gentile da parte tua. Sono così felice. Sayori abbraccia il biscotto. Mangialo e via, che cavolo. Sayori apre la confezione rapidamente e prende un grande boccone. Delicioso. Tutto ad un tratto Sayori si porta le mani alla bocca. Mi sono morso la lingua.
Stai facendo un affare di stato per un semplice biscotto. Natsuki dà un morso al suo. Ah, anche il tuo sembra molto buono, Natsuki. Posso assaggiarlo? E dai, a Cavaldonato non si guarda in bocca. Ma il tuo è il cioccolato. E certo, perché pensi che ti abbia dato quello? E va bene, comunque mi fa molto piacere che tu abbia condiviso questo con me. Sayori si alza e va alle spalle di Natsuki, poi la cinge con le braccia. Ah, e dai, ho capito, ho capito. Con il biscotto ancora in mano, Natsuki tende una mano per allontanare Sayori. Gnom. All'improvviso, Sayori si sporge e denta il biscotto di Natsuki. Ehi, sul serio, l'hai fatto. Con la bocca piena, Sayori trotterella via a distanza di sicurezza. Anch'io e Yuri ridiamo. Uffa, sei proprio una bambina certe volte. Monica, diresti a Sayori di... Eh? Natsuki si guarda intorno. Monica non è nell'aula. Ah, dov'è Monica? Bella domanda. Per caso ha detto che oggi faceva tardi? A me no. A me nemmeno. È un po' strana questa cosa. Spero che stia bene. Ma certo che sì. Probabilmente oggi aveva semplicemente da fare. In fondo è molto popolare. Eh? Non penserai che abbia un... Non mi sorprenderebbe. Probabilmente è più desiderabile di tutte noi messe assieme. Ma siete sceme tutte e tre, forse? Cioè, come puoi dire una frase del genere, tu? Hai ragione. Prego. All'improvviso la porta si apre. Scusate, mi dispiace tantissimo. Oh, eccoti. Non volevo fare tardi. Spero che non vi siate preoccupati per me. Alla fine Monica ha preferito il club al suo ragazzo. Hai una grande forza di volontà. Ragazzo, ma di cosa stai parlando? Monica mi guarda perplessa. Ah, lascia perdere. Comunque, come mai hai fatto tardi? Ah, beh, la mia ultima lezione di oggi era in sala studio. Sinceramente ho perso la cognizione del tempo. Ma non ha senso. Avresti come minimo dovuto sentire la campanella. Deve essermi sfuggita. Mi stavo esercitando il pianoforte. Pianoforte? Non sapevo che fossi anche una pianista, Monica. Ah, non esageriamo. Ho cominciato da poco. Ho sempre voluto imparare a suonare il piano. Ma che bello. Dovresti suonarci qualcosa, Monica. Monica mi guarda. Magari lo farò quando sarà un po' più brava. E vai. Sembra bello. Anch'io non vedo l'ora. Davvero? In questo caso non ti deluderò, Geko. Monica sorride con dolcezza. Ah, non volevo metterti pressione. Niente paura. Ultimamente mi esercito molto e sarò felice di suonarvi qualcosa quando sarà pronta. Ok. Allora in bocca al lupo. Grazie. Non mi sono persa niente, giusto? Non direi. Decido di non menzionare la bravata di Sayori, oh no. Tanto sono sicuro che Natsuki si lamenterà con lei. Sembra che siano tutti già comodi. Sayori non so come ha finito tutto il suo biscotto. Yuri è tornata al suo libro e Natsuki è scomparsa nel ripostiglio. Chiusa dentro la porticina. Geko, Geko. All'improvviso Sayori si avvicina. Vado a prendere la cancelleria nell'altra aula. Vuoi venire con me? Cancelleria? Per cosa? Beh, sai, sta per arrivare il festival. Io e Monica stavamo facendo poster e cose simili. Perciò devo andare a cercare pastelli, pennarelli, colla stick. Ah, capisco. Certo, vengo con te. Sì. Ok, Monica, torniamo subito. Ah, vai con Geko a prendere la cancelleria. Non c'è bisogno che ti disturbi. Vado volentieri io con lui. Ah, ma volevo andarci io. Oh, ma volevo andarci io. Ok, ok. Era solo un suggerimento. Vedi se riesci a trovare anche i fogli per i poster, ok? Ok. Pronto, Geko? Sì, andiamo. Io e Sayori usciamo dall'aula. Seguo Sayori mentre canticchia e saltella per il corridoio. Francamente, mi sembra di portare una bambina ai giardinetti. Come puoi dire? Guarda com'è carina. A volte Sayori trova piacere nelle cose più semplici. Senti Sayori, cosa facciamo di preciso per il festival? Ma come si fa un evento di letteratura? Io e Monica abbiamo pianificato tutto, niente paura. Davvero? Sì, organizziamo un recital di poesia. Un recital? In che senso? Beh, saliremo a turno sul palco a recitare le nostre poesie preferite. Ah, suona parecchio barboso. Non la stai vedendo nella giusta prospettiva. Non leggiamo solo poesie, le recitiamo. Pronunciamo i versi un po' come...
tra i miei piedi l'ultimo fiore rimasto mi chiama. Tocco lo stelo, lo libro dall'abbraccio delle radici, carezzo quell'ultimo momento di gioia tra le dita. Ma perché mai mi arrogo tanta gioia, quando ora ovunque il mio sguardo può spaziare quello che un tempo era un campo verde e prospero, non è che una terra desolata e spoglia. Così, Sayori, come posso spiegarmi? Sicuramente sono io, ma non riesco proprio a prenderti sul serio quando parli così. Cattivone. Ci sto lavorando tanto, sai? Ah, lo so, lo so. Volevo solo dire che è un bel cambiamento rispetto alla tua solitaria e graziosa. Non dire così, mi metti in imbarazzo. Ma vuol dire che sto facendo un buon lavoro? Sì, direi di sì. Ah, che emozione! Il festival sarà davvero divertente. Sayori fa un'alta piroetta nel corridoio. Ehi, Geko, quest'aula è vuota. Diamo inizio alla missione. La missione, eh? È tanto che non trascorro del tempo così con Sayori, ma alla fine non è cambiata per niente. È un piccolo raggio di sole che illumina ovunque vada. Santo Dio, tu dici queste cose! Però sei un cretino, sappilo! Mi fa tanta nostalgia. Negli anni ho cominciato a rintanarmi sempre più nella mia stanza. Questa avventura con Sayori ha risvegliato in me una sensazione particolare che avevo dimenticato. No... Entriamo nell'aula. Sayori va dritta verso il ripostiglio e io la seguo. Vediamo cosa c'è qui. Pastelli! Sayori prende dallo scaffale una scatola piena di pastelli. E sono anche di marca. Sono un po' sporchi però. Sayori inizia a tirar fuori i pastelli dalla scatola, leggendo i nomi dei colori. Bene, una è fatta. Non ti distrarre, dobbiamo ancora trovare... Aspetta, sto cercando il mio colore preferito. Va bene, però almeno spostati così posso cercare i fogli per i poster. Ah, me ne è caduto uno. Ma... ah! Sayori si china e sbatte la fronte dritta contro lo scaffale. Oh, piccolina. Cade a terra e tutti i pastelli le cadono in grembo. Ai 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 ai. Stai bene? La fronte. Sayori si stringe la fronte. Accidenti, Sayori, sei sempre la solita, eh? Dai, fammi vedere. Dato che Sayori è seduta per terra, la prendo per la vita e la tiro fuori dal ripostiglio. Devi spostare le mani, Sayori. Ma mi fa male. Solo un attimo. Ai. Sayori allontana lentamente le mani dalla fronte. Che piccolina che sei. Le sposto delicatamente la frangia. Ai. Scusa. Ha un grosso segno rosso al centro della fronte. Sta anche iniziando a spuntarle un bernoccolo. Oh, che piccolina che è. Accidenti, si sta gonfiando. Devo trovarti del ghiaccio. Geko. E ora dove lo trovo il ghiaccio? Ah, forse basterà una bevanda fredda. Non devi, per forza. Fa lo stesso anche se sembra un unicorno. Infarto. Anche tra le smorfie di dolore Sayori fa battutine. Ma cosa dici? Torno subito, ok? Ok. Do una pacca sulla spalla a Sayori e corro fuori in corridoio. Trovo il distributore automatico più vicino. Che bibita prendo? Non importa, tanto devo usarla come borsa del ghiaccio, non la deve bere. Ma so che Sayori piace il succo di mela, quindi compro quello. Un attimo dopo sto già tornando nell'aula in cui ho lasciato Sayori. Tiene un palmo sulla fronte e con l'altra mano rimette goffamente i pastelli nella scatola. Se non altro, erano già fuori ordine prima che li rovesciassi. Sayori, tieni. Do a Sayori la bottiglia di succo di mela, che tra l'altro sembra tè alla pesca, però... È bella fredda. Sayori la apre e inizia a bere. Sayori, ma che fai? È per la tua fronte, sciocchina. Ah, scusa, me l'ero scordato. Quanto forte è battuto la testa. Sayori appoggia la bottiglia contro il bernoccolo. Punge. Abbi pazienza, presto starei meglio. Hai raccolto quasi tutti i pastelli, andiamo bene. Ehi, Geko, è un po' come quando eravamo bambini, vero? Eh? Cosa vorresti dire? Quando giocavamo fuori tutto il tempo, io cercavo sempre di starti dietro. Tu, in un certo senso, neanche te ne accorgevi. Come quando restavo indietro e non riuscivo ad arrampicarmi come te. Ma a volte, quando tentavo cose troppo difficili, mi facevo male. Cascavo e mi graffiavo qualcosa o sbattevo da qualche parte e cominciavo a piangere forte forte. E tu arrivavi subito. Ce la mettevi tutta per farmi smettere di piangere. Era come se ti dessi la colpa e avessi paura di finire nei guai se qualcuno l'avesse scoperto. Anche se non era per niente colpa tua. Davvero facevo così? Sì, non te lo ricordi?
A pensarci bene, forse un po' me lo ricordo. Ero sempre così concentrato sui miei giochi che non prestavo abbastanza attenzione a te. Perciò, in un certo senso, era colpa mia. Un po' come questa volta. Se non ti avessi fatto fretta per uscire dal ripostiglio, forse non avresti sbattuto la testa. Geco, non so se te ne rendi conto, ma pensi sempre agli altri, anche dopo tutti questi anni. Corri ad aiutarmi, anche se è colpa della mia goffaggine. Sei così dolce. Non dire così. E non faccio davvero sempre così. Quando si tratta di te, mi viene naturale. Oh, che carino. Ti tratto così, senza neanche rendermene conto. Succede quando si è amici da tanto tempo. Ed eccolo lì che ha detto la parola sbagliata. Davvero? Forse hai ragione. Geco, sono così felice che non sia cambiato niente tra di noi. Pensi che sarà sempre così? Per sempre? Essere onesto, chissà dove finiremo all'università o dopo la laurea. Sarebbe ingiusto farle promesse, ma... beh, lo spero. È già passato tanto tempo, no? Non riesco a immaginare che tu possa cambiare, quindi ci spero tanto. Sono così felice. Sayori ha una strana luce negli occhi. Restiamo in silenzio per un momento e poi ci baciamo. In superficie è così goffa e stravagante che quando la vedo così, immersa nei suoi pensieri, non voglio davvero disturbarla. Credo che dovremmo tornare. Non voglio che Monica si preoccupi. Auguri, tanto ti vedrà comunque la fronte. Non se la nasconde sotto la frangia. Sayori balza in piedi. Ah! Si stringe di nuovo la fronte. Non alzarti così di colpo dopo la botta simile. Ah! Beh, ora è troppo tardi. Comunque, andiamo. Ahia, che male! Seguo Sayori fuori dall'aula. Sayori gioca con la frangia per cercare di nascondere il bernoccolo, senza riuscirci granché. Arriviamo subito all'aula del club. Sayori, che cazzo hai fatto? Ah, siete tornati! Giusto in tempo, stavo per iniziare con la lettura delle poesie. Ah, Sayori, la tua fronte... Sta bene, non ti preoccupare. Stavo giocando con i pastelli e ho sbattuto la fronte contro lo scaffale. Sì, facciamoci male. Che cacchio. In ogni caso, sei riuscita a trovare tutto quello che ci serviva? Sì, sì, è proprio... eh? Sayori si guarda attorno freneticamente. Ho dimenticato tutto. Calmati, Sayori, ho tutto qui io con me. Ho trovato anche i fogli per i poster. Alla fine hai fatto tutto tu, Geco. Beh, ecco, Sayori... non riesco a trovare una scusa per Sayori. Io l'ho reso un'avventura. Già, esatto. Ok, ok. In ogni caso, ottimo lavoro. Inizierò a lavorare i poster stasera. Anch'io. Ok, gente, siete pronti a condividere le poesie? Dovrei prendere la mia. Dopo aver controllato che la scatola dei pastelli sia ben chiusa, torno al mio posto. Chi dovrebbe leggere per prima la mia poesia? Ok, vediamo se mi hanno sbloccato l'immagine che volevo. Eccola qui! Che tra l'altro questa immagine ce l'avevo davvero come sfondo qualche tempo fa sul mio vecchio computer. E tra l'altro si è sbloccata comprensione parte 1. Attenzione! Io pensavo si sarebbe sbloccata fiducia parte 2. Perché pensavo fosse... ah no, però aspetta! È tutto collegato a Sayori, è vero? Ah, ecco perché! Per quanto strano possa essere, a questo giro voglio iniziare con Natsuki. Ah, beh, non è peggio di quella dell'altra volta, ma non posso nemmeno dire che sia meglio. Ah. Eh? E cosa? Ah beh, finché non è un disastro, la considero una vittoria. E mi sono fatto l'idea che sei tu quella con l'occhio più critico. Ehi, cosa ti fa? Aspetta, forse era un complimento? Ah, è bello vedere che qualcuno riconosce la mia esperienza. Bene, continua a esercitarti e forse un giorno sarai bravo come me. Veramente, qualcosa mi dice che Natsuki ha completamente frainteso. Ora che ci penso, mi ricorda un po' la poesia di ieri di Sayori. Eh? Dici? Sì, beh, certo, siete amici da tanto tempo, ormai siete sulla stessa lunghezza d'onda. Ma non mi sembri proprio il suo tipo. All'improvviso Sayori avrebbe un suo tipo. Beh, non lo so, ma onestamente come fa una così, insomma, così pucciosa a passare così tanto tempo con uno come te? Sei praticamente una palla al piede. Magari non era il caso di dirlo così, ma pensalo in questo modo. Se non fosse per me, probabilmente sarebbe volata via come un palloncino sfuggito di mano. È una cosa abbastanza carina quello che ha appena detto. Diciamo che ciascuno a modo suo, ci prendiamo cura l'uno dell'altra. Ma di che parli? Non l'ho capita. Ah, giusto, dovrei mostrarti la mia poesia adesso. Tieni. Emi ama i ragni.
Quanto odio sti tipi di fonte. Ma lo sai cosa ho sentito dire di Amy? Amy ama i ragni. I ragni. Schifosi, pelosi, orribili, schifioli ragni. Ecco perché non è mia amica. Amy canta molto bene, ha una bella voce. L'ho sentita cantare la mia canzone d'amore preferita. Ogni volta che arrivava al ritornello, il mio cuore ballava al ritmo delle parole. Però ama i ragni, Amy. Ecco perché non è mia amica. Una volta ho sbattuto un ginocchio fortissimo in terra. Amy mi ha aiutata a rialzarmi e mi ha portato in infermeria. Ci ho provato io a dirle di non toccarmi, perché lei ama i ragni. Chissà che mani schifose e ragnose che ha. Ecco perché non è mia amica. Amy però di amici ne ha tanti, la vedo sempre parlare con gli altri. Parla di ragni secondo me. E se poi anche i suoi amici iniziassero a piacere i ragni, ecco perché non è mia amica. Non mi importa se ha altri hobby, non mi importa se lo tiene per sé. Non mi importa se non fa male a nessuno, è schifoso. Lei è schifosa. Il mondo sarebbe molto meglio se i ragni non piacessero a nessuno. E adesso lo dico a tutti. Ok, è una poesia molto confusa. Niente male, eh? È molto più lunga di quella di ieri. Quella era davvero troppo corta. Mi stavo solo riscaldando. Non avrei pensato che era il meglio che sapessi fare. No, certo che no. Comunque il messaggio di questa poesia è piuttosto diretto. Non credo di dovertelo spiegare. A volte si possono spiegare cose complicate con analogie molto più semplici. E questo aiuta a rendersi conto di quanto siamo stupidi. Ad esempio, lo vedono tutti che il soggetto di questa poesia è un cretino ignorante. Vero? Conosci delle persone così? Ma certo, parla di come tutti credono che la mia... Non importa, può essere qualsiasi cosa. L'ho scritto perché tutti potessero identificarsi. Tutti hanno qualche hobby strano o un vizietto segreto. Qualcosa che non vuoi che scoprano, perché poi ti prenderebbero in giro e penserebbero che non vali niente. Ma questo è perché la gente è stupida. Chi se ne importa di quello che piace finché non fai del male a nessuno e ti rende felice? Credo che tutti dovrebbero imparare a rispettare anche i gusti più insoliti. Beh, hai proprio ragione, o almeno io mi ci riconosco, e sono sicuro che sarà lo stesso per molti altri. Dopotutto, è quello che so fare meglio. Non mi piace scrivere se non riesco a lasciare un buon messaggio. Trasmettere emozioni è importante, sì, ma voglio anche far riflettere, non solo sentire. Ricordatelo bene, anche per domani ne scriverò una buona, perciò preparati. Oh, brava. A chi mostro la mia poesia? A Yuri, dai, a questo giro facciamo il giro inverso. Ah, sei ancora arrabbiato con me? Eh? Per come ho mancato di rispetto a Natsuki ieri. Perché leggendo questa poesia, ora so perché ti sei arrabbiato con me. Che stai dicendo? Perché tu preferisci la sua scrittura alla mia. Non è così. Perciò, quando le ho mancato di rispetto, ho mancato di rispetto anche a te, vero? Oh no. Yuri, stai davvero ingigantendo la cosa. Come ho potuto essere così stupida? Mi faccio sempre trascinare. Quando penso prima di parlare, sembro impacciata e distante. Ma se parlo senza pensare, mi espongo troppo e finisco per farmi odiare. Perciò, ti prego, non costringerti a farmi compagnia. So che è quello che vorrebbe Monica, ma non è giusto nei tuoi confronti, quando potresti divertirti con Natsuki e Sayori. Yuri, per favore, è più facile se non ti preoccupi per me. E poi, ho i miei libri con me. Non mi serve altro. Con un sorriso triste, Yuri abbassa la testa sul banco. Che frustrazione. Non la odio, certo, ma è come se ascoltasse solo i suoi pensieri e non me. Sospiro tra me. Non posso fare altro che accettarla così com'è. Se vuole restare sola, devo lasciarla fare. Ah, ammetto che questa cosa io non me la ricordavo, assolutamente. Va bene, andiamo da Monica allora. Ciao di nuovo, Geko. Come va la scrittura? Bene, direi. Mi accontento. L'importante è che non vada male. Sono felice che ti stai impegnando. Forse presto scriverai un capolavoro. Non ci conterei troppo. Non si sa mai. Vuoi condividere quello che hai scritto per oggi? Certo, ecco qua. Do la mia poesia a Monica. Bene, è venuta piuttosto bene. Mi fa pensare a Sayori come l'altra che hai scritto. Siete una specie di dinamico duo. Adesso stai esagerando. Sì, probabilmente. Ma passi molto tempo con lei anche qui nel club, vero? Certo, non ti biasimo solo perché sei un po' timido. Non sono timido, è solo che... Ti prendevo solo in giro. So che ci vuole tempo per fare amicizia con tutte. Ma Yuri e Natsuki sono persone davvero interessanti. Non esitare a dedicare del tempo un po' anche a loro. In sostanza, a grandi linee ti sta dicendo: ok, scrivi anche poesie per le altre, ma
noi ci stiamo puntando tutto su Sayori in questo momento e continueremo su quella strada, sappilo. E ogni tanto puoi parlare anche con me. Non sono inavvicinabile, vero? Ah no, niente del genere. Allora, non sei inavvicinabile. In questa fase del gioco però non mi dai modo di avvicinarmi. Mi sto ancora abituando al club, tutto qui. Sì. Scusa se ti stavo facendo pressione, mi sono espressa male. No, no, non preoccuparti, capisco cosa intendi. Ok, va bene, comunque, vuoi leggere la mia poesia ora? Mi piace come è venuta, spero che ti piaccia anche a te. Va bene, diamo un'occhiata. Salvami, i colori non si fermano, vivi, splendidi colori. Luccicano, si espandono, penetrano, rosso, verde, blu. I colori Power Ranger. Un'infinita cacofonia di rumore senza senso. Il rumore non si ferma. Violente, stridenti, forme d'onda. Squittiscono, cigolano, penetrano, seno, coseno, tangente. Come suonare una lavagna su un giradischi. Come suonare un vinile su una crosta di pizza. Un'infinita poesia di insensatezza. Caricami. È ancora più astratta di quella di ieri, eh? Beh, forse è proprio così che scrivo. Scusa se non ti piace. No, non ho mai detto questo. È solo una cosa che non ho mai visto prima. Mi piace giocare con il mio spazio sulla carta. Scegliere dove e come distribuire le parole nello spazio può stravolgere l'atmosfera della poesia. È quasi magia. Il modo in cui ho scritto versi molto brevi fa sembrare che stiamo cercando di saltare in mezzo al rumore di fondo. Ok. Però faccio ancora fatica a capire di cosa parla. A volte chiedersi di cosa parla una poesia non è la domanda giusta. Una poesia può essere astratta, l'espressione fisica di un sentimento, oppure una conversazione con il lettore. Perciò in questo senso non tutte le poesie parlano di qualcosa. Comunque, ecco il consiglio di scrittura del giorno di Monica. A volte potresti affrontare una decisione difficile. In questi casi ricordati di salvare la partita. Non si sa mai quando potresti cambiare idea. Oh, Monica. O quando potrebbe succedere qualcosa di inaspettato. Un momento, era un consiglio di scrittura questo. Ma di cosa sto parlando? E questo era il mio consiglio di oggi. Grazie per avermi ascoltata. A chi la mostriamo? Ovviamente alla nostra patata. Geco, adoro davvero le tue poesie. Non riesco a credere che tu me le abbia nascoste. Non nascondo niente. Ma le tue poesie sono così belle. Quella di ieri, anche questa. Non venirmi a dire che non hai mai scritto prima. Cioè, sei davvero l'unica che lo pensa così, quindi... Ma dai, nemmeno Natsuki. Beh, Natsuki non è il genere di persona che ammette quando le piace qualcosa. Ma non credo che sia per quello. Che vuoi dire? Beh, sarò sincero. È molto più facile scrivere poesie quando penso a te. Smetti di pensare cose strane, stupido. Stupida. Vorrei. Voglio solo dire che sei una persona davvero espressiva, direi. Come faccio a scrivere poesie sulla mia stupida vita? Ma tu vivi la vita come un'avventura. Anche le cose più piccole. Come cucinare? Di quello è meglio non parlare. Perciò sì. Quello che voglio dire, insomma, è che riesco a provare più sentimenti attraverso di te che attraverso me stesso. Abbiamo questo strano legame. È perché sei un coglione. È colpa tua che fichi sempre il naso nelle mie faccende. Non so se ho capito bene. Non riesci mai a seguire le mie spiegazioni, vero Sayori? Accarezzo la testa di Sayori. Ehi, non sono mica una bambina, sai? Sei sicura? Forse. Sayori inizia a giocherellare con la matita tra le dita. Ehi, Geco, mi dai la tua poesia? Vorrei insomma tenerla. Perché? Perché, beh, è la prima volta che scrivi qualcosa per me. Sayori, hai completamente frainteso. Non l'ho scritta per te. Ma mi stai ascoltando almeno? Beh, comunque, te la darò quando torniamo a casa. Sul serio? Snap. Aia! Ho rotto la matita. Sayori si china di fretta per raccogliere il pezzo che le è caduto. Ma non sta attenta come si muove e finisce dritta addosso. Scusa. Va tutto bene, non c'è problema. Te la prendo io. Mi chino e raccolgo la matita rotta. Sayori afferra il banco al suo fianco per sorreggersi. Le tremano le ginocchia. Sono un po' impacciata oggi. Sediamoci, Sayori. Sì. Prendo Sayori per il braccio e la aiuto a sedersi sul banco. Comunque, non ho ancora letto la tua poesia. Oh,
Scusa, me l'ero scordata. Ma non è bella come la tua. Dai, non preoccuparti. Sono sicuro che mi piacerà. È quella sulle bottiglie. Dura un sacco ed è carina. Bottiglie. Mi strappo il cucuzzolo del cranio come il coperchio di un barattolo di biscotti. È il posto segreto dove tengo tutti i sogni. Palline di sole che ruzzolano l'una sull'altra come gattini in una cesta. Allungo indice e pollice e ne prendo una. È calda, formicolante. Ma non c'è tempo da perdere. La metto al sicuro in una bottiglia. E poi metto la bottiglia sullo scaffale insieme a tutte le altre bottiglie. Pensieri felici, pensieri felici, pensieri felici in bottiglia. Tutte in ordine. Grazie alla mia collezione ho stretto amicizie care. Ogni bottiglia è una luce di stella per farsi perdonare. Arriva un amico dall'umore brutto. Ho qui una bottiglia per sistemare tutto. Notte dopo notte, altri sogni. Amici dopo amici, altre bottiglie. E le mie dita vanno sempre più a fondo, come esplorassero una grotta buia, scoprendo segreti in ogni angolino. Scavo, scavo, gratto, gratto. Soffio via la polvere dai tappi. Non sembra più che il tempo lesto scappi. È vuoto lo scaffale, più bottiglie vorrei. Dalla porta chiusa sbircio gli amici miei. Finalmente tutto è pronto. Apro la porta, ecco gli amici. Eccoli, eccoli, quanta fretta. Desiderano così tanto le mie bottiglie. Le prendo dallo scaffale una dopo l'altra, senza sosta. A ogni amico ne do una, ogni bottiglia fino all'ultima. Ma ogni volta che ne lascio andare una, questa si sfracella sul pavimento ai miei piedi. Pensieri felici, pensieri felici, pensieri felici in briciole, su tutto il pavimento. Erano destinati i miei amici che non sorridono, gridano, supplicano. Qualcosa, chissà, non sento che eco, eco. Eco, eco, nella mia testa. Wow, Sayori, l'hai scritta davvero tu? Ma certo, ieri non ti ho detto che avrei scritto la migliore poesia di sempre? Sì, ma... cioè, non mi aspettavo qualcosa del genere da te. Monica mi ha insegnato molto e ultimamente sono davvero in contatto con i miei sentimenti. Si nota, è quasi inquietante. Inquietante? Beh, non esattamente. Forse perché sono abituato a vederti così allegra. Beh, non importa. Ci sto rimuginando troppo. La cosa importante è che la poesia è bella. Dovresti andarne fiera. Oh, grazie. Mi sento come se fossi stata fatta per esprimermi così. Mi aiuta persino a capire meglio i miei sentimenti. Scrivere è come una magia. Ti sei appassionata parecchio, eh? Spero che continuerai così. Già, scrivere è fantastico. Continuerò a scrivere fino alla morte. Non esagerare. Sayori ha sempre avuto l'abitudine di lasciarsi ossessionare da qualcosa per poi abbandonarla entro una settimana. Chissà se sarà così anche questa volta. Ma è difficile essere pessimisti quando vedo tanta passione nei suoi occhi. Conoscendo la storia dopo però, quella frase lì, scriverò fino alla morte, madonna mia, assume tutt'altro significato. Ok gente, abbiamo letto tutte le poesie, giusto? Oggi è in programma qualcos'altro, se poteste sedervi qui, nelle prime file... Si tratta del festival? Beh, più o meno. Ah, dobbiamo proprio fare qualcosa per il festival. Non possiamo tirare un'idea fuori dal cilindro di un paio di giorni. Faremo solamente una figuraccia senza trovare nuovi membri. Sono preoccupata anch'io. Non sono affatto brava con i preparativi dell'ultima ora. Niente paura. Rimarremo sul semplice, d'accordo? Ci basterà qualche addobbo. Sayori sta lavorando sui manifesti e io ho ideato dei libretti che possiamo distribuire durante l'evento. Tutto questo è molto bello, ma non ci dice nulla su quello che faremo materialmente. Ah, scusate, credevo ne aveste già sentito parlare. Faremo un recital. Un recital? Monica! Esatto, terremo un recital di poesie. Ognuno di noi sceglierà una poesia da declamare durante l'evento. Ma la parte interessante è che permetteremo anche a tutti gli altri di venire a leggere delle poesie. Sayori lo sta scrivendo su tutti i manifesti, in caso qualcuno volesse prepararsi. Sayori, che sta colorando un manifesto, lo solleva per mostrarcelo. Ma che storia è, Monica? Non è già cominciato ad appendere i manifesti, vero? Beh, sì, sul serio la trovi una cattiva idea? Beh, no, non è una cattiva idea, ma non mi aspettavo di doverlo fare, ecco. Io non parlerò mai davanti a un gruppo di persone in quel modo. Sono d'accordo con Natsuki, non potrei mai fare una cosa del genere, mai nella vita. Al solo immaginarlo, Yuri scuote la testa impaurita. No, non lo farò. Gente... No, Sayori, capisco perché lo dicono. Ricorda, fino a pochi giorni fa Natsuki e Yuri non avevano mai condiviso con nessuno le loro poesie. E ora gli domandi già di declamarle davanti a una stanza piena di gente. Temo di non averlo considerato. Per cui mi scuso.
ma credo che comunque dovremmo fare del nostro meglio. Siamo noi gli unici responsabili del destino del nostro club. Se teniamo l'evento e recitiamo bene, spingeremo anche altri a fare lo stesso. E più persone leggeranno, meglio riusciremo a mostrare cosa è davvero la letteratura. Già, vuol dire esprimere i propri sentimenti, conoscere se stessi nell'intimo, trovare nuovi orizzonti e divertirsi. Proprio così, ed è per questo motivo che siamo in questo club oggi. Non volete condividerli con gli altri? Motivarli a vivere quelle emozioni che vi hanno portato qui? Lo so che la risposta è sì, e che questo vale per tutti. E se per riuscirci basta stare davanti a un pubblico per 2 minuti e declamare delle poesie, so che potete farcela. Allora, facciamo un piccolo ripasso. Sayori sì, si sta appassionando, ma è qui principalmente perché ha detto ok, vado. Yuri è qua perché alla fine dice questo è uno spazio libero, io posso stare qua nel mio e leggere i miei libri. Natsuki è qui perché sappiamo tutti che è lì per nascondere i suoi manga. E io sono qui perché Sayori mi ha portato. Quindi, con tutto l'amore possibile, Monica, le motivazioni per cui siete tutte lì sono tutte diverse. Tu sei l'unica che forse è lì per un motivo serio. Yuri e Natsuki restano in silenzio. Sayori ha l'aria preoccupata. Temo di non avere scelta allora. Sono d'accordo. Non penso che sia una richiesta eccessiva. Credo che Sayori e Monica si stiano impegnando moltissimo per trovare nuovi membri. E il minimo che possiamo fare è aiutarle almeno un po'. Beh, forse, ma... A quanto pare Natsuki non ha altri argomenti da offrire. E va bene, d'accordo. Dovrò solo sopportare e aspettare che passi. Perfetto. Grazie Natsuki. E tu che dici Yuri? Io non la voglio fare questa cosa. Yuri si guarda attorno avvilita, vedendo i volti speranzosi degli altri. Non credo di avere molta scelta. Allora ci siamo tutti. Sei la migliore Yuri. Questo club mi farà morire prima o poi. Non posso dissentire. Oh, ma dai, andrà tutto bene Yuri, vedrai. Comunque, passiamo all'evento principale. Voglio che ognuno scelga la propria poesia. Ci eserciteremo a leggerla davanti agli altri. Non se ne parla. Monica, stai correndo troppo. Se non riesci a leggere una tua poesia davanti al resto del club, come credi di farcela davanti a un pubblico di estranei? Oh no. Non preoccuparti, inizio io per rompere il ghiaccio. Dopo posso leggerla io. Ma certo, vediamo. Monica scorre le pagine del quaderno fino a trovare la poesia che ha pensato di leggere. Poi va a mettersi davanti al leggio. Questa poesia si intitola Il modo in cui volano. Monica comincia a declamare la sua poesia. La sua voce limpida e sicura riempie la stanza. Ma c'è di più, la sua intonazione è perfetta. Sa esattamente come donare emozione a ogni verso che recita, dando vita alle parole. Lo ha già fatto in precedenza oppure è un talento naturale? Mi guardo attorno, gli sguardi di tutte sono puntate su Monica. Sayori ha l'aria sbalordita. Yuri ha sul viso un'espressione intensa che non comprendo. Poi Monica termina la lettura. Tutti e quattro applaudiamo. Monica inspira e sorride. È stato fantastico, Monica. Grazie mille. Speravo di dare semplicemente il buon esempio. Sei pronta ad andare tu adesso, Sayori? Voglio essere io la prossima. Ah, Yuri si è infervorata all'improvviso. Yuri afferra un foglio con entrambe le mani e si alza. Sempre a testa bassa, va rapidamente verso il leggio. Questa poesia si chiama... Yuri guarda ognuno di noi con ansia. Puoi farcela, Yuri. Si intitola... Immagine residua di un occhio cremisi. Quando Yuri comincia a leggere la poesia, lo fa con voce tremante. Poco prima si era categoricamente rifiutata, perché all'improvviso si impegna tanto. Dopo le prime 2 o 3 righe, la voce di Yuri cambia. Sembra quasi la stessa trasformazione che subisce quando viene risucchiata da uno dei suoi libri. La parlata tremolante si trasforma nella declamazione stentonea di una donna impetuosa e sicura di sé. La struttura della sua poesia è piena di involuzioni, che enuncia con tempismo perfetto. Deve essere un raro scorcio del turmie di fuoco nella mente di Yuri. All'improvviso ha finito di leggere. Sono tutti attoniti. Yuri torna nella realtà e si guarda intorno, come se avesse sbalordito persino se stessa. Io... Tocca a me salvare la situazione. Sono il primo ad applaudire. Le altre mi seguono a breve e tutti diamo a Yuri il riconoscimento che merita. Non è che non volessimo applaudirla, è che siamo stati colti talmente alla sprovvista da dimenticarcene. Mentre applaudiamo, Yuri corre di nuovo al suo posto, tenendosi la poesia stretta al petto. Era bellissima, Yuri. Grazie per averla condivisa con noi. Yuri sembra esausta.
Ok, direi che ora tocca a me. Sayori salta su dalla sedia e cammina verso il leggio tutta allegra. Il mio si intitola Il mio praticello. Ah, scusate. Sayori, è molto più difficile di quanto pensassi. Come ha fatto a riuscirvi così facile? Ah, cerca di non pensare che ti trovi davanti ad altre persone. Immagina di leggerla a te stessa come se fossi davanti a uno specchio o nella tua testa. E la tua poesia la valorizzerai al meglio. Capito, capito. Ok, allora. Sayori comincia la sua poesia. La sua voce è delicata, sembra fatta apposta per leggerla. Il testo non è forzatamente allegro come Sayori. È sereno e agrodolce. Se lo leggessi su carta forse non mi sembrerebbe nemmeno un granché. Ma sentirlo recitare dalla voce di Sayori è come se gli desse tutto un altro senso. Forse Sayori intendeva questo quando ha detto che le piacciono le mie poesie. Ti mostra sotto una luce inattesa, qualcuno che credevi di conoscere alla perfezione. Sayori conclude e noi applaudiamo. Ce l'ho fatta! Ottimo lavoro, Sayori. È piaciuta anche a Geko. Deve essere un buon segno. Che vuoi dire? Ti è venuta bene, Sayori. Ha un'atmosfera molto appropriata per te. Ma altre poesie potrebbero non funzionare altrettanto bene con una recitazione del genere. Non ti seguo. Insomma, ho letto delle tue poesie per cui questa recitazione così delicata non funzionerebbe altrettanto bene. A seconda di cosa leggi, potresti doverci mettere più forza. Oh, ho capito cosa intendi. Diciamo che, mi sto esercitando anche su quello. Ma mi vergogno a farlo davanti a tutti. Allora la prossima volta ti costringerò a scegliere una poesia un po' più impegnativa per te. Lo sai che non c'è molto tempo da qui al festival, sì? Ok. Ora chi tocca? Natsuki? Non voglio andare prima di Geko. Tanto non sono certa alla vostra altezza. Mi conviene che Geko abbassi un po' le vostre aspettative prima di dover leggere io. Natsuki. Tanto vale che mi levi questo dente. Purtroppo però non ho tutta questa gran rosa di scelte. Mi toccherà usare quella che ho scritto per oggi. Mi alzo e vado dietro il leggio. Mi fissano tutte, mettendomi in enorme imbarazzo. E grazie di esservi messa dalla più alta alla più bassa. E da quella col seno più grande a quella col seno più piccolo. Lo apprezzo molto. Declamo la mia poesia. Non essendo molto convinto del mio operato, mi risulta difficile metterci energia. Una volta concluso, ricevo comunque degli applausi. Scusate, non sono bravo come voi. Non ti preoccupare, non credo c'entrino le tue capacità, ma più la tua mancanza di sicurezza in quello che scrivi. Ma vedrai che con il tempo andrà meglio. Già, può darsi. Bene allora, resti solo tu, Natsuki. Sì, sì, ora vado. Natsuki, di malavoglia, si alza dal suo posto e va al leggio. La poesia si intitola... Perché mi guardate tutti? Perché devi leggere tu. Comunque, la poesia si intitola Salta. Natsuki inspira. Quando inizia a declamare la sua poesia, il suo astio sfuma leggermente. Nonostante un filo di malavoglia, la sua poesia ha un bel ritmo e delle belle rime. Ha lo stile tipico di Natsuki e suona sorprendentemente efficace ad alta voce. Le parole sembrano saltellare su e giù, come se dessero vita alla poesia. Natsuki conclude e tutti applaudiamo. Lei torna sbuffando al suo posto. Non è stato poi così male, no? Facile per te parlare. Non vi azzardate a farmelo rifare. Giustamente. Ti senti pronta per recitare una poesia davanti agli altri? Ma guarda, farlo davanti ad estranei sarà molto più facile. Per gli altri posso trasformarmi in quello che voglio, ma quando ci sono solo i miei amici è imbarazzante, ecco. Che strano, Natsuki. Credo che per me sarebbe l'opposto. Per me invece è così, quindi... In quel caso, non dovrei preoccuparti poi molto per il festival. Vorrei comunque ringraziare tutti per aver accettato. Forse sarà stato difficile, ma spero che adesso vi siate fatti tutti un'idea della cosa. Ricordatevi di scegliere una poesia e di esercitarvi abbastanza prima del festival, ok? Io preparerò dei libretti, quindi informatemi prima in anticipo su quello che volete leggere. Wow, mi conviene trovare un'altra poesia da recitare. Va bene anche così. Non deve essere per forza scritta da te. Sono già piacevolmente sorpresa di vedere che ti impegni così tanto per il club. Sono davvero molto contenta. E incredibilmente la gonna si è alzata. Ah, già, non c'è problema. Ok, gente, direi che per oggi abbiamo finito. So che il festival è imminente, ma cerchiamo di scrivere delle poesie anche per domani. Finora è andata molto bene, quindi vorrei continuare così. Per quanto riguarda il festival, finiremo di organizzare domani. Poi avremo il fine settimana per prepararci. Lunedì sarà il grande giorno. Non vedo l'ora! Ce la posso fare. Bene, mi alzo. Non riuscirò mai a trovare lo stesso entusiasmo di Sayori e Monica, ma farò del mio meglio. Se è per il club e per far colpo su Monica, dovrò fare del mio meglio. Sei pronta a partire, Sayori? Sì!
Ma guardatevi, tornate sempre a casa insieme. È una cosa adorabile, non trovate? Uffa però, non fate in una questione di stato. Deve essere piacevole comunque. Beh, ah, e adesso cosa dovrei dire? Non preoccuparti, Geco, non devi rispondere per forza. Lasciamo perdere e andiamo. Mi hanno messo tutto in imbarazzo. Torno di nuovo a casa insieme a Sayori. Tante cose sono cambiate in così pochi giorni. Oggi però, sulla via del ritorno, Sayori è un po' più silenziosa del solito. Ehi, Sayori. Scusami, mi ero distratta un attimo. Ah, ecco. Stavo pensando a una cosa che è successa prima. Mi piace che noi... cioè... Sayori incespica in mezzo alla frase. Dunque, mettiamo che un giorno Yuri ti chiedesse di tornare a casa insieme. Ok, anche l'altra volta, se non ricordo male, aveva chiesto di Yuri. Però se noi avessimo dato più punti subito a Natsuki, ci avrebbe chiesto di Natsuki? Non lo so. Tu cosa faresti? Ma che domande fai? Ah, aspetta! Forse, allora, di base, lei ti chiede in base a chi dai più punti. Però se scegli lei... siccome Yuri dice sembra molto bello, lei ti chiede comunque di Yuri. Ah, ma che domande fai? Mi metti in difficoltà. Andrei comunque a casa con te, tesoro. Sayori, credi davvero che ti abbandonerei per stare con Yuri? Ma è così bella e intelligente. E dai, la vedo già al club ogni giorno. E comunque mi sembra che ti piaccia tanto tornare a casa insieme. Non ti toglierei mai questo piacere. Sei proprio uno scemotto, Geco. A volte pensi troppo a me. Se Yuri lo volesse, se lo meriterebbe, quindi... Sayori, io ho già deciso. Certe volte non ti capisco proprio. Scusa. Comunque, che senso ha fare delle ipotesi su una cosa che non succederà mai? La conversazione si spegne. È un po' strano che Sayori si preoccupi tanto, ma voglio rispettarla e far sì che anche lei sia felice. Comunque, mancano pochi giorni al festival. Chissà cosa succederà nel frattempo. E su questa frase noi ci fermiamo. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto, noi ci vediamo alla prossima poesia. Ciao a tutti!